Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Loletta 5 Channel. Oggi, con questa trilogia di giornate a Lido di Noto in anteprima estiva del 2016, vi ho portato nella spiaggia di Lido di Noto, esattamente nella prima spiaggia di Lido di Noto, vicino ad Alta Marea, ristorante e pizzeria. Ragazzi, l'acqua è fantastica, ho fatto un bagno e c'è un casino di gente perché ovviamente oggi è domenica. E quindi non vi dico, ma l'acqua è fantastica, dove mio ho avuto una settimana di raffreddore e ancora un po' di tosse, ma tutto sommato sono viva e ho fatto un mini bagno. Come vedete alle mie spalle, le persone camminano. Ricordano come strana, sì, perché quella cosa strana di questi paesi che ancora peggio come rispetto a Catania, appena vedono qualcuno che vlogga già subito pensano male, non capiscono niente. Ora vi faccio vedere un po' il mare. Poi ragazzi, la cosa bella di questi paesi è che tutti si chiamano Corrado e Corrada, siccome siamo a Noto e il padrone di Noto è Corrado, così c'è tutti Corrado e le femmine Corrada, che fantasia, come Catania, Agata e Agatino in poche parole, va? E mentre a tavola si usa di più molto Salvatore come nome. Comunque adesso faccio vedere le persone, la mia mano e i miei piedi fatti di sabbia. Mai portate ragazzi la telecamera in spiaggia, ma lo faccio per voi. Allora ragazzi, questo qua appunto è Alta Marea e vi faccio vedere tutto il casino che c'è di persone fino là sotto. Adesso mi alzo e vi faccio vedere un pochino il mare. I residui della mia tosse. Allora, l'acqua ragazzi è bellissima, che sembra davvero una piscina, davvero davvero molto 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 bella, limpida e soprattutto pulita, che non ha niente a che fare con quella di Catania. Ecco, guardate un po' l'acqua, un bambino mi dica la sabbia, che bello. Comunque, guardate qua. Allora, la cosa bella di Lido di Noto è che comunque tutto ciò va a livelli, va praticamente a livelli, sì. Cioè tu, in base alla tua altezza, ti puoi fermare praticamente. E questa è una cosa molto, molto fantastica, perché né anneghi né niente. Dove in poi fanno finta di parlare in spagnolo, così almeno sono turista. Ed è mucho, mucho grazie, ed è della playa, e la playa è mucho, mucho contenta di persone che fanno il bagno. Vi farei vedere il mio bagno in diretta, ma mio fratello e Antonio saranno tipo là sotto sperduti, io manco li vedo, quindi va bene così. Ed eccomi qua, la mia bellezza. La cosa bella è che si vedono anche i pesciolini. Guardate che bella ragazzi, sembra una piscina. La sabbia è soffice e pulita e non c'è manco un'alga. Comunque devo dire che la parte di Avola, Lido di Noto, Marzamemi, tutti questi posti qua comunque hanno soldi, stranamente questi comuni hanno soldi, diciamo così, anche se sono piccolini. E la maggior parte di soldi anche mi impegnano per pulire le spiagge, cose che a Catania non succede, o almeno succede soltanto in parte, diciamo, per la mattina e buono più. Comunque ragazzi, vi ringrazio e vi saluto da adesso, così se continuate a me nel vlog, prima l'acqua. Ovviamente iscrivetevi al mio canale, commentate e condividete. Vi adoro, un casino. Ciao ciao! Poi ragazzi, sono molto contenta di questi vlog esterni che io sto facendo, perché manco io sinceramente pensavo di farli, con le mie bellissime inquadrature dei miei occhi verdi. E quindi ragazzi, lo faccio per voi ed è una cosa in prima visione, perché vedo che ci sono tante persone che mi guardano ormai, tanti iscritti, e quindi è giusto che io mi faccia anche questi esperimenti sociali. Quindi vi mando un bacio e ovviamente guardate tutti i miei video. Questi saranno i video estivi che metterò quasi subito, comunque, quasi subito, cioè sempre inizio settembre, e vi dico un'anteprima, verso d'agosto partirò per Palma de Mallorca e quindi questa sarà la nuova serie che porterò avanti nel canale, con tantissime puntate,
Stavo lì all'incirca 2 settimane e quindi ho voglia di vloggare in un paese straniero, ancora di più non se ne accorgono. E quindi speriamo bene che queste puntate poi di Palma de Mallorca vi piacciono. Vi filmerò tutto, da quando è la mia prima volta sull'aereo, la mia prima volta su un paese straniero, un paese straniero, quindi tutto live. Questa telecamera vivrà con me tantissime emozioni. Un bacio ragazzi, ciao ciao. Ciao 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 ci